No, ma per dire dell'internazionalità della questione. È il figlio del santo che suona. Cosa gli diamo? Ma un salame, delle uova, ma diamogli un pollo, diamo un po' di sangiovese, dai, allegria, le rivedo su dei, e suonato. L'amore ai tempi del valzer, ma il valzer sollevava della polvere perché era tutto un saltellare, un piroettare, un battere la pista. E poi voglio dire, immaginiamoci la sudorella della gente, cioè gente che allora forse, anche senza forse, si lavava meno di adesso, quindi le ascelle urlavano. E quando un ragazzo si dichiarava, chiedeva alla ragazza se era disponibile alla storia d'amore. Oh, la ragazza allora non poteva rispondere né di sì né di no, perché se diceva subito sì, poteva essere presa per una poco di buono, se rispondeva di no, lui si poteva offendere. E allora la risposta assodata e codificata nei secoli era: avrei grazia, mi darò la risposta. E una fanciulla dagli occhi di mare chiama il Pelloni gettandogli un fiore. Questa è la triste storia del passator cortese che sull'amore un giorno morì per tradimento. Scusi però, Casadei, perché non la chiama Romagna mia, scusi, invece di Casetta mia, lei è un romagnolo puro sangue? Detto fatto, secondo si convince, boom! Fuoco, come dice secondo, 5 milioni di copie e buonanotte ai suonatori, è proprio il caso di dirlo in questo senso. E il valzer è tornato, tanta gente ha liberato, è ritornato a tutti l'amore, oggi mi chiamano il liberatore, la mamma tu vedi ballare, la nonna felice guarda, il figlio danzando si mette a cantare, dicendo che bello mi par di sognare. Il figlio danzando si mette a cantare, dicendo che bello mi par di sognare.